proprio quello che facevano gli astronomi. Cercavano tra le frequenze di un sistema stellare alla volta. Dopo più di 50 anni, la ricerca è appena cominciata. Il problema è che, in effetti, abbiamo osservato un numero esiguo di sistemi stellari in una gamma molto ristretta di frequenze. La ricerca di extraterrestri era malapena cominciata con quella tecnica, ma questa antenna ha la capacità di cercare centinaia, migliaia di volte più velocemente di quanto abbiamo mai fatto in passato. Entro 20 anni di piena operatività, la rete Allan sarà in grado di cercare segnali provenienti da 1 milione di stelle lontane, 1 migliaio di anni luce. Stelle 1000 volte più numerose di quante ne abbiamo mai cercate prima. Secondo Shostak, queste cifre vogliono dire che il contatto è imminente. Non abbiamo ancora trovato compagnia nel cosmo, ma entro 25 anni scopriremo il segnale che ci dirà che c'è qualcuno lì fuori. Gennaio 2042.